Allarme, allarme! Tsunami di Sirenead sta per abbattersi sulla costa. Bisogna costruire una base fortificata per evitare che possa spazzarci via. E bisogna anche essere pronti a sparare, perché uno tsunami così pericoloso non si vedeva dai tempi di quello di tua mamma in carriola. La mia stazione meteorologica all'avanguardia mi informa. È bellissimo! Cosa dice? Dici un po' cosa dice. Questa è la postazione tipica e anche la posizione tipica del meteorologo. Stanno tutti così. Mi informa. Sì, sono sicuro che si mettono tutti in questo modo. Aspetta che eccomi qua, che sta per arrivare uno tsunami di Sirenead. Come uno tsunami? Come uno tsunami? Sì, sì, me l'hanno detto proprio lì dalla stazione. Ma quanto tempo però? All'incirca abbiamo X minuti, dove X ma sta per il tempo. Siamo morti. No, no, e ce la facciamo perché ci hanno equipaggiato bene. Dobbiamo fare un rifugio. Un rifugio potrebbe servirci veramente. Ci serve un rifugio enorme e rinforzatissimo. Allora, mantenete la calma perché non ci siamo solo noi. Infatti questa volta in distanza potete sapere e vedere che c'è una torre. Io adesso non so se si vede ed è meglio che non ci avviciniamo molto, però in quella torre c'è un cagnolino. È il cane tsunami, è il mio cane tsunami. Poverino, è indifeso. Che ci fai là dentro, scusa? L'hai perso, hai perso, ecco, il cane tsunami tuo. Si intravede lì l'angolino della torre dove c'è il mio cane tsunami. Vedo, dobbiamo andare a salvarlo, scusa. Occorre farlo, cioè non è che può rimanere lui in balia dello tsunami. Che pericoli ci sono però? Sirenead durante la notte, tantissimi. Lasciamolo lì, tsunami. Cane tsunami. No, ci pensiamo noi a salvarlo. E poi un sacco di pericoli aggiuntivi, tipo le blatte, le sanguisughe. Che schifo, mi aiuto. È normale. Va bene, adesso però vi do degli incarichi così ce la caviamo. Dammi bene un incarico anche a me che lo facciamo allora, immediatamente. Tu ti vedo già accettato in mano, quindi vai subito, sega alla mano. Te lo prendo tutto in legno. Poi tu invece subitamente minerario sarai. Cobblestone. Sì, tutto il carbone del mondo, tutta la pietra del mondo vado. Tanta pietra. Io che faccio? Sono sarai... finito i compiti. No, tu con me verrai e salveremo cane tsunami adesso. Adesso poco. Lo salviamo, no, ma adesso ancora pronto, no, raro. Perché cioè io non sono tanto pronto, quindi un attimo lo salviamo. Facciamo, non possiamo fare niente. Allora, prima mi taglio un alberello, mi prendo un pochino di legno. Dei nel legno, Lion. Per fare la casa, secondo me, per mia esperienza di sopravvivitore, io sono tipo Bear Grylls, ma degli tsunami. Quindi hai tutta l'esperienza del mondo, siamo in buone mani. Solo di tsunami però, cioè non so sopravvivere ad altre cose. L'importante è quello. Sì, esatto. Sì, a noi oggi questo serve. Cioè, però se c'era tipo un terremoto eravamo morti, capito? Però... Ma non ci sarà il terremoto, siamo in un'isola, non possono esserci. Esatto, non è vera questa cosa. Non penso che funzioni. Sei sicuro? Sì, una stupidaggine. Totale, penso, però in ogni caso l'importante è che supremamente ci viviamo tutte quante queste belle cose e noi siamo pronti a affrontare sto bello tsunamone. Quindi l'unica cosa importante secondo me è che ci abbiamo tanta pietra, ma soprattutto serve, già te ne do un paio. Guarda, io legno già ne ho abbastanza, quindi secondo me siamo anch'io ne ho un paio, siamo belli a posto. La pietra, scusami, è mastro degli tsunami, ma lo sai che gli imperi più grandi della storia sono stati devastati dagli tsunami? Noi come facciamo? È impossibile, non possiamo sopravvivere. Ma loro non avevano un esperto meteorologo della mia dimensione. Faremo un impero più grande e più resistente. Loro non sapevano bene. Allora io direi, mi sembra un buon posto questa specie di conca qui sotto, se la rinforziamo. E questa è protettissima dallo tsunami. Rinforziamola tutta così non moriremo. Evviva, non voglio morire per uno faremo tsunami anche io. Una base di rinforzo abbastanza grande, perché non, cioè dobbiamo comunque riservarci della privacy. Io non voglio essere a fianco a voi. E io una camera da solo, per cortesia. Allora, no, dobbiamo stare vicini, raga. Tagliate questi alberi che danno fastidio, così abbiamo spazio. Immediatamente. E poi io direi dobbiamo lasciare uno di noi che sia un abile costruttore, mentre altri vanno a salvare il cane tsunami. Quindi chi io è un abile? Io non sono abile. Guarda, niente. Io non sono proprio per niente abile a costruire, zero. Io sono abile, ma volevo venire a salvare il cane. Infatti anch'io vorrei che tu vieni a salvare il cane. Quindi no, dovrò scegliere tra questi due, Barabacci e Cicocco. Chi è più bravo nel costruzio? Tutti e due siete sederi, ma un più bello tra i sederi che fa schifo per sederi. Da chi è? Qui è, decillo. Dillo. Stavo per lanciarvi una granata in bocca, sinceramente. No, però... perché? Allora, l'ha detto sarai tu, va bene, Chico? No, sì. Volevo salvare il tsunami. Niente, andiamo a salvare il tsunami. Andiamo a salvarlo, sì. Allora, ok, bella grande, deve questa, essere qui. Okay, questo perfetto. È del legno, questo è altro legno. Ok. Inizia, cioè non ti sto chiedendo di finirla. Togli tutta la terra che c'è intorno, mi raccomando. Ti penso. Allarga il pavimento, qualche guarda. Indicazione dell'ultimo secondo? Guarda, aspetta, mi faccio una cosina. Datemi un legnetto, una pietruzza. Eccolo. Una pietruzza. Eccola, questa, per dire tutto quanto. Una bella pietruzza, grazie. Allora,
secondo me, grandezza ideale per resistere a questo tipo di tsunami di Sirenead, guarda, ti dico circa una roba del genere, secondo me. Quello di 4, quello di Sirenead ci sdina di brutto, cioè distrugge tutto, un po' più grande, secondo me. Ma guarda che più grande la fai, più è facile che venga portata via dall'onda, cioè, e questo mi mancava, vero? Hai ragione. E io sono l'esperto per un motivo. Questo è un insegnamento che cioè solo tu ci potevi dare, comunque. Guarda, secondo me una dimensione del genere, Chico, va benissimo. Vai. Guarda, ci penso, lasciami da solo, ci penso tutto io. Guarda, lo stavo per fare, non è che ti devi preoccupare, non è che stavamo qui, vabbè, a guardarti. Ma gli eroi dicono così in teoria, sì, ma infatti non io lo faccio. Ciao, fatti sta palla usata. Dai, siamo carichi, andiamo a salvare il cagnolino. Ce l'abbiamo le pistole? Eccolo qua, ce l'abbiamo, sono anche cariche. Benissimo, allora venite con me, gli facciamo un armando di esplosioni sotto il sedere a quello. Oh, io non aspetto più di Sirenead. Li vedo, stanno anche arrivando, no, ma sono troppi. Sono troppi, ragazzi, veramente troppi. Non vi preoccupate neanche un po', adesso lasciamolo lì il cane, che serve tanto? Ma sei pazzo, è il mio cane tsunami, è più utile di te, cioè sei fuori di testa. Infatti non si abbandona un cane tsunami. Oh, ma come l'ha fatto? Come ha fatto cane tsunami? No, c'è cane tsunami, giù torre. Fermati, no, in mezzo a... spara, cane spara, tsunami, ma dove scemo, cane sparate, tsunami sparate. Ma cane tsunami morirà in questo modo. Aia, la capra. Ma la capra prendo, mi tornava, ma è impossibile. L'ho no, andato, cane tsunami, ritirata. Fuga, è andato tutto male, ma amici, fuga. Ma io non ho capito niente, ma è stata tutta una stupidaggine. Allora, prima di tutto mi sono reso conto che tra poco arriva notte, noi non abbiamo niente da mangiare, siamo terribilmente morti. Siamo messi malissimo. Allora subito, Piadina, stai attento ai pesci perché alcuni sono molto stanno cattivi. Stanno arrivando anche tutti i Sirenead, guarda, sono tantissimi. Tu occupati del cibo, abbiamo bisogno di un po' di pesciolini, quindi vai. Va bene, sono un pescatore ottimo. Mira, ti tengo, Doc, non fare l'imbecille, No, tanti tutti vai i pesci del mondo li prendo io. Ma io non attendo, è pieno di Sirenead. Ci penso io a questi. Vai, tirai una granata. Senti, boom. Sì. Ho fatto proprio bene. Hai fatto proprio bene, sì, infatti. Però io ho finito le munizioni, Lion, corri! Ma come hai finito le munizioni? Ma veramente? Ma non è possibile. Cioè, devo hai sparato ricaricare tre volte. No, spara. Che qua arrivano da Chico, poverino. Spara anche tu, Lion. Ragazzi, arrivano anche da me, aiuto. Aia, aspetta. Oh, serve una mano, amici, guarda, ci sono anch'io, in caso. Ce la facciamo, ce la facciamo. Tu pensa stiamo a costruire. Siamo in casa, siamo in basi, siamo arrivati sicuramente. Basta vai, che non mi tutti sparate però, occhio, perché io non voglio essere ucciso dai vostri proiettili vaganti. Vai, aiuto, arriva uno. Vai, ritirati, cos'era quello? Un coyote. Ecco. Attento. Ok, ci siamo, ne mancano pochi, poi una volta che possiamo siamo entrare sicuri, non è che ce ne sono altri però. No, c'è un coyote invece, attenzione. Attento coyote, ce n'è un altro. Io direi, invadiamo la base, magari c'è del cibo dentro. Vedo che qualche patata per terra ogni tanto. Beh, andiamo allora, corriamo, corriamo adesso. Sto pescando tutto, sbrigatevi. Mi raccomando, mi raccomando, non ti chiedo tanto. Qualche pesce, cioè, sarai in grado. Beh, una decina, 15 di pesci. Una decina di pesci ci bastano super. Attenti. Sparagli, perfetto, vai, entriamo. Questo è un fagiano, però è buono perché dava il pollo. Lion, ma è pieno. Oh no, ce ne sono altri, occhio. No, Lion, moriremo, non voglio rimanere qua con te, morire. Come non vuoi rimanere qua con me, scusa, c'è qualcosa che non va con me? Non avevi capito quello che ho intenso. Cioè, me la spieghi sta cosa? Perché non vuoi rimanere qui con me? Che cosa ti ho fatto io di male? No, Lion, io attento, voglio rimanere con te, ma non voglio morire. Entriamo dentro, chiudiamoci dentro, Aiuto, Alex, vieni dentro. Ah, ci sono circondato, ragazzi, okay, pesci, aiuto. Qui nella torre va tutto una meraviglia. Tra l'altro ci sono anche delle cose bellissime, tipo un arco. Rimaniamo qua, cos'è? Un topo! Ah, ti attento alla peste! Alla sparagli, peste! Sparagli, alla sparagli, peste, fermalo! Sparagli, fermalo! Sparagli, no, no, sparagli. Non va bene, Alex, ok. Ok, che calma, mamma mia. Ah, vediamo se qua dentro c'è da mangiare. No, ci sono dei smeraldi. Da mangiare, cos'è? Sì. Allora, sono stato impestato io. Oh no. Davvero? Alex? Dobbiamo liberarci di Alex! Dobbiamo liberarci di lui subito! Buttatelo via! Buttalo in mare! Allora, amici, riunione di emergenza! Smettete subito di sparare e invece raggiungetemi dentro la torre! Subito, ma anzi! Stiamo arrivando, aspettami lì! Nel frattempo io metto a cuocere ste povere cose che abbiamo trovato. Alex, hai mica qualche pezzo di legno? C'ho del legno, no! C'ho dei bastoncini, posso usare questi? Vai, usa quelli, sbrigati! Ti do da mangiare questa carne putrefatta. Tanto so che tu sei di bocca buona. Tanto ormai, sei. Ormai, tanto sono tutto impestato. Ma non c'è un problema. Quella. Entrare è impossibile. Dobbiamo fare un muretto. È molto difficile qui. Aiutaci. Ascoltate, avete 3 secondi per entrare. Cioè, non me ne frega niente. Avete 3 secondi ecco, per entrare. Sono dentro. Lo sai, ecco qui noi. Okay. Ci siamo arrivati. Ci siamo. Grazie. Ci siamo. Cioè, vedete i problemi della vita a volte. Sembrano cose insormontabili. In realtà, avete solo bisogno di qualcuno che vi dice. Il trick se non entri, ti sfondo la madre. Giusto. Serve uno spronamento. È lì. Allora, tu sei appestato. È giusto, Alex, questa cosa che ho detto?
Sì, è giusto, è verissimo. Perfetto. Ah, sei, ah, sei, hai fatto la cosa giusta. Problem solved. La casa come sta messa, Cico, invece? Dimmi un po'. Allora, mi hanno assaltato, ma è quasi finita. Okay, questo era quello che volevo sapere. Esatto. Er pesce, l'hai trovato, er pesce? L'ho messo a cuocere alla casa e questo è quello che sono riuscito a prendere prima di partire. Abbastanza bravo, quattro pesci, non è male, va bene. Io qua ho qualcos'altro da cuocere, qualche topo morto, meglio di niente, devo dire. Anche una mela d'oro. Sia buonissimo da mangiare. Ma intanto non è per te, quindi non ti devi proprio preoccupare. Ma per voi, grazie mille. Dai, abbiamo questo cibo contaminato, mangiatelo, oh, attenti. Buono. Non sono sicuro che sia buono per la salute. Aspetta, no. Porta! Mamma mia, è pieno, non possiamo uscire, Lion, siamo circondati. Ben ritornato, grazie. È bello rivederti. Allora, venite al piano di sopra, sicuramente ci sono altre risorse che possiamo utilizzare. Sì! Che hai trovato? Cosa c'è dentro? Armatura. Un'armatura, perfetto, per carnazza noi. E melone. Qui c'è da mangiare per tutti, ragazzi, mamma mia. Posso prendere un pochino? Le cose. Ragazzi, io non ti so, prego. Cosa aspettate, cioè dovete fiondarvi quando si vede la roba. Sì, fiondato, sì. Tutto mio. E nel frattempo io posso dividere con voi del cibo più buono. Allora, Cico, so che sei un appassionato dei meloni, quindi ecco a te. Mamma mia, è il mio cibo preferito, questo. Pierina, grazie. Questa è carne di zombie succulenta. Non sono tanto appassionato. Stai zitto. A me cosa dai? Sono molto per la peste, quindi qualcosa di buono. Va bene, ti darò queste noci. Penso che le puoi cuocere. Non sono sicuro, però. Prova. Sotto c'è una formaggia. Sono dure, non si possono mangiare adesso, mamma mia. E noci cotte, sono buonissime. Cotte sono una meraviglia. Qua sopra c'è altri tesori, mamma mia. Pure un elmo. Prendi tutto. Ma io non lascio nulla. Cibo con noi. Io non lascio niente. Voi questo dovete saperlo. Però qui bisogna approfittare. Ho capito che bisogna approfittare. Mi sono preso le robe da solo. Ecco qui. Questa cosa non so se va bene. Cioè potrei poi legale, bene, io non l'ho prima fatto. Hai detto di fiondarsi. Io mi sono fiondato. Ma è pieno di roba. Però sai, sono quelle cose che si dicono, però non è che si pensano davvero, quindi. Però ormai l'ho già fatto. Ti prego, lasciamelo così. Vabbè, comunque qui ci sono delle altre cose. Piadine senza nulla. Ma ti svegli. Sono ho cercato le mappe. Mi hanno rubato tutto. Che tristezza. Ma che imbecille. Io ti sparo in testa. Mi hanno rubato tutto. Mi hanno rubato tutto. Prendile. Ancora sono qui. No, io non ci credo. No. Sta vivere in questo modo. Ho preso tutto. Non ammazzarlo, Lion. Mancano proprio 10 minuti. Torre. Ma è uno spreco. Mi servo. Ma porca miseria. No. Ma che fine brutta ha fatto, però. Ma di bruma se lo meritava tutto. Cioè, ma veramente, è uno spreco di ossigeno la gente così, È veramente, fatto bene. Mamma mia, utile a cosa? Neanche ti prendevi le cose dalle casse, letteralmente. Sto tornando, comunque mi ci aspettate. Gli facciamo esplodere le cose. No, è eccessivo. Cioè, veramente, io non le voglio neanche toccare le cose sue, perché chissà solo Dio quanto sono contagiose dalla sua. Amici, sono finiti. Dai, questo è un altro idiota, cioè. No, comunque. Ma come fai? Senti, adesso basta. Allora. No, non mi accendi. No, prego. Non ti preoccupare. Ecco. No, Lion, no. No, Mauri, ma che noi! È caduta di sotto. Ok, ne ho un'altra. No, Lion, ti prego. Ah, è caduta anche questa. Anche questa è caduta di sotto. Aspetta. Peccato. Ma questa no. No, questa scappa, no, ci sei riuscito. No, sono dentro casa, aiuto. Ok, io sto bene. Ok, è morto e non siamo morti noi, bene. Mamma mia, che fantastica cosa, bellissimo. Amici, dobbiamo finire il rifugio. Giusto, attenzione. Un cristiano. Ci stanno invadendo. Ok. Quello continua a non aver preso le cose, ma lo vedi? Quanto è imbecille. Non ho più niente, dove ho niente. I Siren Head arrivano. Attento, intervieni. Dai, intervengo io prontamente, attenzione. Bravo. Okay. A piedina ancora senza pantaloni, ma veramente? Ma io non ci posso credere. Me li hanno rubati. Tieni le pantaloni di riserva. No, dai, grazie, mamma mia. Che odio, che persona stupida. Mamma mia, proprio lo Amici, stupido. Amici, non uscire dalla porta principale. È una bruttissima idea, bruttissima. Io non ho paura di uscire dalla porta principale. Beh, sì, usciamo io di brutto. Tanta paura. Dai, io no. Dove sono tutti i mostri? Ah, sono dietro di te. No, quanti sono? Non tanti, dai, vieni via. No, dietro di te. Dietro no, raga, vanno steccati. Scendete, steccate. Li pestiamo. Bomba, botte, saccagno. A botte, via, morite. Oh, bravi. Senza timore. Sono. Bravi, di più. Dai, sono gli ultimi. Oh, no. Forza. Finiti. Non sono gli ultimi. Raga, amici, aiuto. Ho finito i colpi. Si salvi chi può. Come facciamo? La mia pistola, ti do, no. Prendila. No, dai, ti prego, usala tu, che me la manco. No, usala tu. Aiuto. Scappiamo a casa. Scappiamo a casa. Ritirata. È molto meglio. Ma questa? Cosa? Che è successo? Ma non c'è nulla, Cico? No, guarda, è quasi finita, vedi? Mancano qualche muretto ed è finita. Ma no, questa, Lion, guarda, non sono un esperto, ma in terra mi sa che lo tsunami butta via tutto.
Cioè, ma ho capito, è meglio che averla bucata come l'ha fatta questo imbecille. È vero, è meglio avere un tetto. Cioè, no, scusami. Ok, no, adesso lo finisco. Guarda, no, tu amici, potevi stare volendo. Sicuramente stavolta niente, mi è piaciuto. Faccio io il tettuccio. No, tu sì, io ti esilio fuori dalle balle per tutta la vita. Cioè, veramente. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Io non ho parole. Io sono molto scarso a fare le casette di sopravvivenza. Non mi hai insegnato come si fanno ancora. E in cosa sei forte? Dimmi una cosa. E niente nella vita, ma... quello è il problema. Sì, è un problema. E anche Piadina vedo che non è forte niente. Piadina ci dei Siren Head, sono troppi. Guarda, è rimasto un Siren Head con l'aspetto le cose di Piadina. Secondo me è più forte di lui. Che tristezza. Quindi sono tentato di accoglierlo con noi. Sicuramente anche più intelligente. Non è giusto, non è vero. Sei brutto. Certo, se io non avessi dovuto sprecare tutte le mie granate su Alex, adesso... Ma sei tu che le hai sprecate, non io che ti ho detto di sprecarle. No, sei tu che le fate sprecare. Esatto. Sono un bel segno perfetto. Esatto, ecco. Sicuramente sarebbe più facile. Venite a fianco a me, li prendiamo a spada da qui sopra. Guarda quanti sono. E poi adesso arriva anche lo tsunami. Tra un po' che siamo moltissimi. Tranquilli, tutta la situazione non sembra, ma in realtà è super sotto controllo. Aia. Secondo me non è sotto controllo. Moriremo sicuramente. Allora continua. Picchiate sti pezzi di gabirro. Lo sto facendo. Di più, di più. Prendo pugni, che non c'ho niente. Prendo pugni a cazzotti. Ancora, questo non ha niente di nuovo. Perché lo zombie gli ha sciolato. Posso sparare. Sì, ma spara. Ma fai di tutto. Sparo di brutto adesso, per forza. Dai, di più. Bravo. Sai che sono quasi finiti più o meno. Ma sono fortissime. Insisti. Sono un esercito. Sono fortissime. Chi ha dato un pugno all'Iron? Chi gli ha dato un pugno? No, è stato Piadina, l'ho visto. No, non è vero, ragazzi, non è vero, non ti ho toccato. Oh, guardami negli occhi. No, aiuto. Aggiungatevi. Sicuro è stato lui, Io mi intendo di chi è un infame che pugnala alle spalle. Ed è lui l'infame che pugnala alle spalle. Dai, è vero, non ti ho toccato. Ne mancano pochissimi, eh. Ecco, quasi morti, ecco. Smetti di sparare che non stai acchiappando neanche tua sorella. Oh. Dai, almeno uno l'ho preso. L'unica cosa da fare è il rumore con sta pistola. Dammela, dammela. Ecco qui, lo sapevo. Che sega disumana che sei. Dammi. Oh. Anche 6 colpi, 12 rimasti. No, oh, sti 6 colpi. Tutto il resto dei colpi dove sono? Per aria, negli alberi, sugli uccelli. Sono andati all'infinito, forse anche negli alberi. Non mi sono visti, Perché sicuro sui mostri non ci sono andati sti colpi. Guarda che pisello. Uno l'ho preso però. Ok, va bene, uno su 50. Ecco qui, ho una vittoria questa, Sì, una grande vittoria. Ok, qual è il piano adesso? Mi sono perso io. Semplice, se i miei calcoli sono corretti, lo tsunami dovrebbe arrivare tra all'incirca un minuto e mezzo. Allora adesso, ultimi preparativi. Cibo ne abbiamo, cioè alcuni di noi. Anche dentro c'è del cibo, l'ho messo a cuocere prima. Ok, perfetto. Io non ho cibo, amici. Armi non ne abbiamo, protezioni. Protezioni ne abbiamo di tutto. Grazie mille. Tutto sommato non male. Armi ne abbiamo, non so se con lo tsunami arriveranno altri Siren Head. È possibile, quindi bisogna stare attenti. Speriamo di no, tanto noi stiamo qui dentro, quindi questo rifugio terrà duro, secondo me. Senti, tener duro, ma con tutto sto tempo tu il massimo che sei riuscito ad avere è una spada di legno? Allora, che schifo. No, questa spada mi ha portato alla vittoria, amici. Non sono mai morto. Ma se sei morto prima. Infatti, non è vero, non l'ho visto. Brutto. Le granate. Prima ti ho sparato pure, mi pare di ricordare. Forse quello era anche lui, però, mi ricordo. Sì, sono morto 3 volte. Ma anche la tua arma anti-tsunami. Non ce l'ho, non c'è più niente. Bene. Sei esiliato, ok? No, amici, come faccio allo tsunami se sono esiliato? Ci nuoti dentro e speri che vada tutto bene. Voglio. No, mi butto in buco. Tocca farlo, però. Oh, porca miseria. Cos'era? Mi sono dimenticato di dirvelo. Pieno di cose. Dove sono usciti sti affari? Ma che schifo! Gli tsunami attirano i parassiti, a quanto pare. È un effetto collaterale. Ma sono tantissimi questi. Vuol dire che sta per arrivare? Allora, Cico, tu resterai sul tetto a fare da sentinella, così ci dici quando arriva. Alex e Piadina dentro casa, state dentro. Vabbè, perfetto, in bocca al lupo. Non me lo faccio tutti. Dire 2 volte. E io invece sistemo sto pezzo di gabirro, perché non si deve permettere di darmi fastidio a me. Oh, guarda il computer, quanto manca? Ti prego, dimmelo. Io sono panicato. Dov'è il computer però? Aspetta che mi sono lì. Ok, allora vado al computer e vi informo, secondo i calcoli la ionici, fatemi sentire. Sì. Allarme in corso. Sento una sirena. No, corri. Allora, secondo i miei calcoli lo tsunami è in arrivo, in dirittura di arrivo in questo esatto istante. Vale. Quindi stiamo proprio per arrivare al momento catartico X, per cui mi insinuo anch'io dentro la catapecchia. Sbrigati. Sì. È veloce Lion. Eccomi qui, Eccomi. Io vi avviso di emergenza, io vi avviso subito. Ottimo armadio di emergenza. Adesso uscite, lo devo usare io però quello. No, noi non siamo più d'emergenza. Cico, tu devi fare da sentinella, mi raccomando. Ok, tranquilla, appena vedo qualcosa vi dirò, però. Sta arrivando, eccolo! Lo sapevo! È tutto glitchato, quello lì è. No, moriremo, amici, moriremo. Quello è
il disturbo di Sirenead che si estende. Ok, allora sta arrivando, siamo rovinatissimi. Datemi qualche blocco, ci abbiamo qualcosa, solo pesce. Prendi tutto questo, tutto sì, blocchi. Ok, basta, grazie. Allora faccio un frangionde di fronte a noi. Questa è una tecnica. Sbrigati, sta arrivando. Ok, aspetta. No, ti inonda, entra dentro, ti inonderà. No, c'è qui un pochi secondi, non moriremo. No, tranquillo. State buoni, per favore, mi agitate tanto. Ok, abbiamo agitazione di più. Mi sto cagando addosso. Ok. Capitano, in barca. Mi sto a terra. Allora, aspetta. Va tutto bene, stiamo andando alla grande. Chiudo la porta, adesso. Entrare nell'armadio antipanico. Aspetta, fammi entrare. No, aspetta, entra. Ok, adesso prendete aria, perché sta per schiantarsi, Ci siamo. Ecco, Sirenead dentro l'onda. Che schifo. No, chiudo. Ok, chiudi. Ho chiuso. È fuori, è tutto intorno a noi, mamma mia. No, ti stai inondando. No, guarda dietro, poi aiuto. È passato, attenzione. Sta passando e noi siamo vivi dentro. Quindi sta reggendo, incredibile. Stiamo sopravvivendo. L'abbiamo inaspettato. Fatta. Ma adesso crolla, però, guarda che non regge. Scusate, ma Kane Tsunami dov'è? Kane Tsunami mi sa che è nello tsunami di nuovo. No, non è pervenuto Kane Tsunami, mi sa. È perché mi sa che l'hanno ammazzato i Sirenead. Sì. No, Kane Tsunami. Pensi di cacca, schifosi. Ci vendicheremo. È di brutto, il prossimo tsunami anche per lui combatteremo. Guarda, è brutto. Piadina, devi entrare nello tsunami di Sirenead. No, non voglio, vabbè. Ciao amici. Vai. Urca. La porta, è disperso. Mamma è disperso mia. Di brutto. Vai Alex, anche tu, vai. No, io non voglio andare. Vai, tutto via, dentro. Amici. Ok, siamo qui io e te adesso, amico. Io non voglio andare, ti prego, non uccidimi neanche, ti prego, ti supplico. Io, quando mai io potrei farlo? Armadio della disperazione! C'è poco spazio qui per tutti e due. Non c'è abbastanza, mi dispiace. Mi puoi mangiare una mano dopo? No, non c'è più spazio per tutti e due. Apri la porta, non c'è spazio. Perché? Ah, che bello, sono sopravvissuto.